figura importante d'Oltralpe, ma che si troverà a lavorare in Italia, è Ian Van Schorel, che sarà chiamato dal connazionale Papa Adriano VI a ricoprire l'incarico di conservatore delle antichità vaticane, ruolo ricoperto da Raffaello prima di lui. La sua produzione artistica, pur se non molto abbondante, è sempre di una elevata qualità, dimostrando un grande controllo formale, a scapito talvolta della spontaneità. Nel campo del ritratto ricorda l'esempio di Raffaello, cercando un tono medio tra naturalezza ed eleganza. Nel ritratto di Scolaro, la pittura fiammingo olandese si dimostra tendenzialmente più aperta e disponibile verso i bambini, di quanto non avvenga in Italia, in cui il tema è poco affrontato. Questo orientamento verrà confermato in età barocca. Rispetto ai ritratti di bambini aristocratici di corte, spesso ingessati in ruoli più grandi di loro, questo ritratto ci appare naturale. La freschezza e l'allegria dell'espressione del ragazzino borghese raffigurato, ma anche la vivacità e la sete di conoscenza, mostrano una forte personalità e una grande sicurezza. Il ragazzino, i cui anni sono riportati in caratteri latini nella scritta, etatis 12, studia lo spettatore con occhi vivi e, preso da una spinta creativa, ha afferrato la penna come se volesse appuntare qualcosa sul foglio di carta. C'è già un'iscrizione sul bigliettino, ma capovolta, come fosse un messaggio celato. Omnia dat dominus non habet ergo minus. Il Signore da tutto, senza per questo avere di meno. Tale frase, riferita al ragazzo e dall'accento un po' pretenzioso, si riconnette a un'idea manifestata nell'iscrizione in caratteri maiuscoli latini nella cornice sottostante dipinta nel quadro: Quis dives, qui nil cupit, quis pauper, avarus. Chi è ricco? Quello che non desidera alcunché. Chi è povero? L'avaro. Le due citazioni sono affini al pensiero degli umanisti, come quello dello spagnolo Juan Luis Vives, che nello stesso anno in cui Ian Van Schorel dipinse lo Scolaro, pubblicò la sua maggiore opera pedagogica, De Disciplinis. L'intelletto viene visto come uno scudo a tutti i vizi derivati dalla voglia di possedere sempre di più, uno scudo che possiedono tutti i bambini. Video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.